Buonasera a tutti, benvenuti nel corso sulle bande di Bollinger che segue il corso che abbiamo fatto sui trading range nella giornata di ieri. Vedremo come nascono le bande di Bollinger e quella che è stata la grande intuizione di John Bollinger, cioè adeguare il pensiero dell'envelope e portarlo voglio dire, funzionarlo alla personalità dello strumento finanziario prescelto. Quindi questa è stata la grande intuizione di John Bollinger nel creare le bande. Ieri abbiamo fatto un seminario che vi invito a seguire un seminario sui trading range. Estremamente interessante dove si parlava delle contrazioni della volatilità che andavano a creare voglio dire, degli spazi dove si poteva operare, approfittando anche dell'incremento della volatilità. Infatti, una delle caratteristiche salienti della volatilità è proprio quella che può essere prevista a differenza dei prezzi, cioè noi non sappiamo se un prezzo ha la possibilità di salire o scendere. È chiaro, operando in trend 7 volte su 10 faremo la cosa giusta, però prescindendo da questa situazione, la volatilità ha la caratteristica di poter essere prevista e quindi a momenti di alta volatilità seguono momenti di bassa volatilità. Quindi, in un momento di bassa volatilità, noi abbiamo la concreta speranza che da lì a poco possa esserci un incremento di volatilità. Come abbiamo visto nel seminario di ieri, è possibile che l'incremento di volatilità segua il percorso originario e quindi sia nella stessa direzione del trend originario, quindi questo è quello che potrebbe succedere. Rispetto al seminario di ieri, dove si creavano degli spazi chiamati trading range, con le bande di Bollinger abbiamo la possibilità di avere facilmente visibili dei punti di inversione. E sostanzialmente, nell'ambito delle bande di Bollinger, si dovrebbe passare dalla banda superiore alla banda inferiore, quindi non appena i prezzi toccano la banda inferiore, per esempio, ci dovrebbe essere la ripresa del trend, o meglio la ripresa, ci dovrebbe essere un trend che parte per andare a toccare la banda superiore. Ovviamente una situazione del genere, se vogliamo, non si sposa molto con il fare trading in direzione del trend, però vedremo con degli esempi che sarà possibile sulla base delle informazioni fornite dalle bande, anche quella di fare proprio trading in trend sfruttando le bande di Bollinger. Vedremo anche quale potrebbe essere una delle soluzioni proprio per intraprendere. Altra funzione interessante offerta dalle bande è quella di darci, se vogliamo, degli spazi dove poter inserire lo stop loss, o addirittura attraverso le bande possiamo avere un target price che ovviamente sarà relativo, non assoluto, esattamente come una sorta di supporto-resistenza che viene a crearsi con i prezzi, quindi non fisso, perché ovviamente le bande seguono la volatilità del sottostante e ovviamente i valori vanno sempre a cambiare. Quindi bande di Bollinger che possono essere determinanti sia nel iniziare l'operatività e quindi possono fornirci dei segnali di ingresso, o anche possono darci, se vogliamo, lo stop loss o il target price. Nell'ambito delle bande di Bollinger c'è poi tipicamente una media mobile, quella più facile da porre in essere, quella a 20 periodi. Infatti tutte le bande di Bollinger nelle varie piattaforme sono proprio settate in questo modo. Cioè c'è una media a 20 periodi, da questa media solitamente ci sono due deviazioni standard,
che permettono poi di creare la banda superiore e la banda inferiore. Ovviamente possiamo anche cambiare la logica delle bande, quindi se abbiamo bisogno di confini più importanti, possiamo andare a cambiare le deviazioni standard e quindi inserire nell'ambito del nostro sistema tre deviazioni standard, quattro. Possiamo ampliare la media e quindi lavorare da una media di 20 periodi, portarla a una media di 50, 30. Cioè, l'importante è che non appena andiamo a mutare una delle due caratteristiche salienti, della costruzione delle bande, che sono la media mobile e le deviazioni standard, dobbiamo anche essere consci di quello che può succedere, ok? Quindi per quanto concerne le bande, nascono da un'idea estremamente interessante, cioè si volevano comprendere i prezzi nell'ambito di determinati confini. E questo mi offre lo spunto per dirvi anche che le bande di Bollinger sono, per coloro che fanno opzioni, sono una panacea, perché attraverso le opzioni sapete che c'è la possibilità di creare degli spazi entro cui il titolo può muoversi liberamente, quindi è importante avere dei confini che dovrebbero offrirci, se vogliamo, la volatilità del sottostante. Quindi le bande di Bollinger, soprattutto per coloro che fanno opzioni, sono molto utilizzate. Quindi l'idea di base, diciamo, le bande di Bollinger nascono grazie alle envelope, e infatti le loro origini sono proprio queste. Andiamo a vedere come si costruivano precedentemente le bande di mobile. E quindi, come potete notare, abbiamo inserito una media mobile, in questo caso una media mobile a 9 periodi, quindi non è una media mobile estremamente grande, è una media mobile un po' più piccola. E a questa media mobile andiamo poi ad aggiungere, eccoli qui, dei confini, delle bande, di trading, che sono costruite attorno ad una tendenza centrale. Okay? Ovviamente, dei limiti che saltano indubbiamente all'occhio da parte delle envelope è il fatto che noi andiamo a creare dei confini fissi, cioè sostanzialmente noi non teniamo conto di quella che può essere la volatilità del sottostante, e sapete benissimo che ci sono dei sottostanti più volatili ed altri meno volatili. Quindi diciamo che le envelope non dispiegano al meglio quella che è la personalità del sottostante su cui stiamo operando. E infatti, nell'ambito delle envelope, la banda superiore e inferiore sono costruite aggiungendo e sottraendo alla media una percentuale fissa. Però, se vogliamo, l'idea di base non era sbagliata, infatti in qualche modo le envelopes andavano a comprendere una buona percentuale dei prezzi. Ovviamente non si tocca il 95% dei prezzi come succede nelle bande di Bollinger, infatti nelle bande di Bollinger c'è una percentuale di prezzi entro le bande che è proprio del 95%. Infatti, ecco perché le bande di Bollinger sostanzialmente rappresentano la personalità del sottostante. Proprio per questo motivo, perché noi riusciamo a prevedere al 95% quello che potrebbe succedere, il comportamento che potrebbe seguire. Quel 5% di situazioni in cui i prezzi vanno al di là delle bande, magari ci possono offrire dei segnali operativi estremamente importanti. Eccole qui, quindi c'è una media mobile. Da questa media mobile abbiamo aggiunto o sottratto una percentuale fissa. E quindi, se vogliamo, queste sono le origini delle bande di Bollinger. Ovviamente, voglio dire, il genio di John Bollinger si manifestò con uno studio dei prezzi e cercò di sviluppare al meglio questo studio. Queste sono ancora le envelope. L'obiettivo era contenere i prezzi al massimo. Ovviamente, voglio dire, era forse troppo semplice il metodo di contenimento dei prezzi, e questo poteva dare luogo a envelope o bande troppo larghe o troppo strette, perché non erano coerenti con la personalità del sottostante.
E quindi questa è stata la grande intuizione di John Bollinger, che aveva il medesimo obiettivo, ovvero l'obiettivo era quello di contenere i prezzi in una percentuale molto importante. Quindi l'obiettivo era indubbiamente lo stesso, però diciamo che poteva essere raggiunto in maniera differente. Infatti, in questo caso le envelope sono troppo strette e generano dei falsi segnali, proprio nell'ambito del rapporto tra contatto tra prezzi e bande. Troppo ampi invece magari non ci offrono alcun segnale, cioè non ci danno la possibilità di operare. Come potete notare, sostanzialmente noi abbiamo aggiunto o sottratto una percentuale fissa rispetto alla media, però il risultato che abbiamo ottenuto è un risultato uguale con sottostanti differenti. Ecco, questo è il grande limite dell'envelope. Cioè non si teneva conto del movimento del sottostante, si tendeva a standardizzare attraverso questa percentuale fissa che veniva aggiunta o tolta la distanza delle bande. E quindi avevamo le stesse bande, però sapete benissimo che i sottostanti sono differenti. Per cui John Bollinger studiò queste situazioni e arrivò a una conclusione abbastanza felice. Ecco qui, questi sono i punti deboli che abbiamo già enucleato, la percentuale di distanza dalla media è scelta arbitrariamente e le envelope rischiano di essere troppo ampie nei momenti di scarsa volatilità ed eccessivamente strette nei periodi di alta volatilità. Ecco proprio il limite, cioè il non funzionarsi ai movimenti del prezzo. Quindi questo è il grande limite delle envelope. E quindi la logica delle bande è proprio quella del ritorno verso la media, nel senso che non appena c'è il contatto con la banda superiore e inferiore, abbiamo una serie di punti di inversione allo scopo di portare a casa qualcosa. Quindi l'obiettivo è che si possa prevedere il movimento contrario e quindi perché tendenzialmente i prezzi tornano verso la loro media. E quindi questa è la logica delle bande e la grande intuizione di Bollinger è stata quella di inserire la volatilità nel contesto della creazione delle bande. Quindi non più una percentuale fissa rispetto alla media mobile, ma due deviazioni standard, e le deviazioni vengono a uniformarsi a quello che è il movimento derivante dalla media. Quindi in questo senso le bande si restringono, si allargano in funzione del cambiamento della volatilità e quindi con più alta volatilità avremo delle bande più larghe. Questo è la grande intuizione di John Bollinger. Attualmente è un personaggio di 60 anni, per cui la cosa interessante è che questa intuizione l'ha avuta quando era estremamente giovane, quindi veramente c'è da ritenerlo un mito per questo modo di porsi. Sicuramente alla base una forte passione, quella di John Bollinger. Se avete voglia di approfondire, c'è proprio un libro edito da Trading Library dove viene scritto come John Bollinger è arrivato alle sue conclusioni e su internet potete trovare proprio la storia del personaggio. Adesso non ricordo bene, però lui lavorava ha lavorato in un ufficio di cambi e quando non c'erano i computer. Quindi, insomma, probabilmente i suoi meriti sono da allargare rispetto, considerando i tempi e i modi con cui è arrivato alla sua scoperta. Quindi Bollinger voleva linee dinamiche, non statiche, in grado di adattarsi alla volatilità. E quindi, voglio dire, è partito da un concetto estremamente semplice, quindi da una media a 20 periodi che rappresenta un mese di trading, e le bande hanno quindi la capacità di adattarsi rispetto a una tendenza centrale. Quindi la volatilità è stata misurata attraverso un numero fisso di deviazioni standard e l'obiettivo è quello di contenere il 95% dei prezzi. E quindi lui, in questo modo, con le due deviazioni standard o con le deviazioni standard rispetto alla media centrale, è riuscito a creare uno strumento
per la volatilità dei prezzi, uno strumento che tenesse conto della volatilità dei prezzi. Quindi questa è stata la sua grande intuizione. Ovviamente la media a 20 periodi è una media che trovate di default nei vari, forse, insomma, nelle varie piattaforme, in cui c'è una media differente. Quello che però potete fare, e qualche cosa vedremo nelle slide che seguono, è andare a variare o la media, quindi parla più piccola o più grande, quindi 20, 30, 40, 50 periodi, e provate a cambiare anche le deviazioni standard. Quindi noterete che le bande, magari con deviazioni standard differenti, avranno anche dei comportamenti differenti. Okay? E questo è estremamente interessante, perché se l'obiettivo è quello di contenere i prezzi, magari potete avere la possibilità di costruire i vostri trading system proprio lavorando sulle medie, sulla media o sulle deviazioni standard. Considerate che ogni strumento ha una personalità differente, per cui indubbiamente, avendo conoscenza del singolo strumento, potete adattare voi la media o le deviazioni standard. Voi trovate sempre il 22,2, benissimo, andate a cambiare voi autonomamente, per vedere che segnali vi offre, se magari comprende integralmente i prezzi dal 95% passiamo al 100%, o magari ci offre delle inversioni di tendenza più reali. Questo dovete stabilirlo voi sulla base dello strumento che scegliete, sulla base del time frame che scegliete. Quindi media mobile semplice a 20 periodi, con due deviazioni standard. E l'obiettivo è di far sì che le bande varino in funzione della volatilità. Questo è un esempio di banda. Come potete notare, ci sono i periodi di congestione, no? Ci sono dei periodi in cui la volatilità è scarsa e le bande vanno a chiudersi. Vediamo un po' qua il sistema. Non... Ok? Vediamo. Non riusciamo a farlo, quindi verso sinistra c'è una chiusura delle bande, dopodiché questo, vediamo se adesso, eccoci qua, qui questa candela, se vogliamo, è una candela che dà il là all'incremento di volatilità, e le bande di Bollinger, quando si incrementano, hanno questo modo di porsi, cioè vanno una da una parte e una dall'altra, e ovviamente, come potete notare, se la distanza nel momento di breve volatilità era questa, in un momento di grande volatilità la distanza è davvero più importante. Okay? Tendenzialmente troverete delle bande di Bollinger che hanno una media a 20 periodi, potete ovviamente ingrandirle o accorciarle a seconda di quello che ritenete più opportuno. Quello che è importante, quello che è importante da sapere è proprio il concetto delle bande, cioè nel senso questo comportamento che divergono non appena la volatilità comincia a crescere. E questo è la grande intuizione di John Bollinger. Se avete seguito il seminario di ieri, eravamo in una situazione del genere e all'inizio di questo seminario vi ho detto che le bande di Bollinger hanno una grande caratteristica, cioè seguono una grande caratteristica, cioè seguono l'incedere della volatilità. Quindi a momenti di alta volatilità seguono momenti di bassa volatilità. Quando si crea un trading range come quello evidenziato da quel quadrato, un trading range altro non è che una contrazione di volatilità, con i prezzi che creano fondamentalmente dei supporti e delle resistenze, e voglio dire, si creano un gioco entro cui possono muoversi, entro cui possono operare. Quindi questo fondamentalmente è quello che accade nel trading range. Però potremmo anche chiamarlo come vera e propria contrazione della volatilità. Come potete notare, le bande si sono strette in maniera incredibile, abbiamo due bande rosse molto strette. Okay? E quindi voi potete notare che le bande sono davvero strette. Cosa significa? Significa che c'è stata una contrazione dei prezzi, una diminuzione della volatilità. Okay? E questo è estremamente
Importante perché? Perché da quella contrazione dei prezzi dovrebbe seguire un incremento della volatilità. Questo è quello che dovrebbe succedere. E perché? Perché la volatilità è prevedibile. Quindi alta volatilità segue bassa volatilità segue alta volatilità. Benissimo, quindi questo è il trading range. E quindi se vogliamo trovate anche terreno fertile rispetto al seminario che avete seguito ieri. Qui c'è un trend prima al rialzo, si crea una sorta di trading range che potremmo evidenziare qui, ok? E quindi come potete notare la volatilità decresce, si creano questi spazi ridotti, le bande. Quando la volatilità decresce sono parallele, ok? Dopodiché c'è un incremento di volatilità e le bande si atteggiano in questo modo. Quindi probabilmente ci sono delle barre ad ampio range, la volatilità dei prezzi aumenta, però come potete notare al momento di alta volatilità, dopodiché segue un restringimento delle bande, ok? Al restringimento delle bande può seguire un aprirsi delle bande. Quello che potrebbe essere successo in una situazione del genere, in un euro contro lo yen giapponese, presumibilmente lì c'è stata una notizia, c'è stato qualcosa che ha portato l'euro a apprezzarsi rispetto, chiudiamo i microfoni, apprezzarsi rispetto allo yen e quindi ha creato quell'incremento di volatilità, dopodiché diciamo che si è creata una sorta di trading range nella parte finale del grafico con più o meno gli stessi livelli. Come potete notare, e questa è la cosa più bella, i prezzi sono grandemente contenuti nelle bande di Bollinger, ok? Quindi siamo anche a percentuali forse superiori al 95% in questo caso. Quello che può essere utile per l'operatività è che non appena ci dovessero essere delle esplosioni di volatilità con i prezzi che vanno oltre le bande di Bollinger, è alta la possibilità che possano rientrare nelle bande. Quindi a quel 5% di esplosione di volatilità che porta i prezzi ad andare oltre le bande, dovrebbe seguire un 95% di statistica dalla parte della volatilità. Per misurare l'ampiezza delle bande, nell'ambito della nostra piattaforma abbiamo uno strumento chiamato larghezza delle bande di Bollinger, in altre piattaforme si chiama bandwidth, quindi voi a seconda di quello che avete, avete la possibilità di misurare le bande. Quello che è interessante è che a valori molto bassi del bandwidth può seguire una esplosione di volatilità. Guardate qui, c'è un valore estremamente basso delle bande, dopodiché c'è stata un'esplosione di volatilità. Quindi bisogna stare sull'attenti quando il bandwidth ha dei valori estremamente bassi. L'ADX in un contesto di strategia avete la possibilità di utilizzarlo. L'ADX è un indicatore di trend, sostanzialmente ci dà la forza di un trend più che la direzione, quindi questa è la caratteristica dell'ADX. E quindi valori dell'ADX sono tra 0 e 100, valori superiori a 20 per indici, materie prime e valute sono estremamente interessanti perché ci dicono che il trend è forte. Nell'ambito delle azioni un buon valore deve avere un ADX superiore a 25 che sta a evidenziare un buon trend. Quello che potete fare è, magari lavorando in trend, lavorare proprio sulla forza, cioè operare in favore di trend facendo riferimento anche a un ADX importante, quindi sopra i valori di cui abbiamo parlato. Quello che potete fare è estremamente interessante. In una situazione del genere c'è un trend che continua da prima, qui c'era un trend al rialzo, si crea una situazione del genere, potete eventualmente, se avete conoscenze degli indicatori oscillatori e sapete il funzionamento delle divergenze, qualora dovessimo avere una divergenza rialzista
in un doppio minimo si potrebbe tranquillamente entrare al rialzo, ok? Ovviamente la DIPS in questo senso non ci aiuta sulle divergenze perché ci dà solo la forza del trend. Però per le bande di Bollinger con un doppio minimo, qualora avete un indicatore interessante, se avete piacere su YouTube nella nostra pagina ci sono i seminari indicatori oscillatori, quindi le divergenze sono spiegate estremamente bene, potreste andare a rialzo nell'ambito di un doppio minimo su trend precedente a rialzo. Questo è quello che io vi suggerisco sempre di lavorare sempre su trend e in favore di fondo. Comunque sia, quello che ci sono altre situazioni interessanti come la camminata sulle bande, però questi sono concetti un po' più sofisticati. Se avete piacere su Google c'è ampia letteratura. Una delle cose che poi ho fatto per farvi vedere cosa cambia andando a variare le deviazioni standard, cioè sostanzialmente sempre con una banda di Bollinger con una media a 20 periodi, ho portato le deviazioni a 0,5. Ok? Cosa significa? Significa che rispetto alla media centrale c'erano 0,5 deviazioni. Guardate cosa succede. Succede che i prezzi vanno dall'uno o dall'altra parte. Perché potrebbe essere interessante una cosa del genere, soprattutto in presenza della DIPS? Perché siccome non abbiamo una formula matematica che possa dirci quando il trend c'è, in una situazione del genere sapere che i prezzi stanno al di là di una banda di Bollinger con 0,5 deviazioni standard e abbiamo anche una DX corposo, quindi in una situazione del genere dove c'è la DX che è forte e i prezzi stanno al di là della banda, abbiamo la certezza che il trend è forte, quindi dobbiamo prendere posizioni in favore di trend. Questo è quello che dobbiamo fare. Prima di salutarvi, abbiamo fatto il nostro seminario sul K-Buy, che è uno degli strumenti più semplici, dei pattern più semplici per entrare al mercato. Però la cosa interessante è che noi entriamo sulla base del verificarsi del K-Buy. Le bande di Bollinger cosa ci danno? Ci offrono il target, il primo target che potrebbe essere preso dal K-Buy. Quindi se noi siamo entrati a quel livello, per chi ha seguito i nostri seminari, il K-Buy dovrebbe essere un concetto assolutamente acquisito, noi sappiamo che i prezzi in un trend a rialzo, come primo obiettivo, avranno la banda superiore di Bollinger. Okay? E quindi questo potrebbe essere estremamente interessante perché noi abbiamo l'obiettivo della banda, la banda superiore, o in questo caso abbiamo l'obiettivo della banda inferiore. Cosa succede? Succede che se tocca la banda di Bollinger e soprattutto fuoriesce, è importante magari uscire perché? Perché se fuoriesce ci troviamo in quel 5% di possibilità e quindi è possibile al 95% che i prezzi tornino all'interno delle bande. Una delle cose che potete fare, ovviamente, potreste, i prezzi escono dalle bande e andare nella direzione opposta rispetto ai prezzi. Quello che potrebbe succedere è che potreste prendere una serie di posizioni contro trend che io non vi consiglio. Però, ovviamente, c'è anche possibilità, c'è anche modo di fare trading esattamente così. Però, voglio dire, sempre massima attenzione. Voi, il concetto di fondo è quel 5,95%. Ok? E quindi anche se il prezzo esce fuori dalla banda ed è più facile che torni indietro, fate attenzione perché potreste trovarvi anche in una bella camminata sulle bande di Bollinger. Ok? Bene, amici, siamo giunti alla conclusione del seminario. Io vi ringrazio per l'attenzione. Fate i vostri esperimenti sulla base di quello che vi ho detto, quindi andate a vedere lo strumento che vi interessa e vedete le bande di Bollinger rispetto a quello strumento come si comportano. Andate a capire cosa succede quando c'è un trend, cosa fanno le bande, perché con la memoria fotografica avete la possibilità di rivedere situazioni accadute nel passato e quindi, voglio dire, le bande possono ulteriormente aiutarvi nel vostro trading affinché possiate renderlo profittevole.
Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Andremo a registrare il seminario e inserirlo sul nostro canale YouTube Change Markets Italia. Ci sono una serie di seminari, se avete piacere è gratuito, potete tranquillamente seguirli. Grazie a tutti per l'attenzione e buon trading con Change Markets.